per arrivare alla fine ad avere un'idea anche dei flussi che passano tra questi. Siamo in diretta su intoscana.it, io sono Davide De Crescenzo, questo è il panel dedicato a informazione, diritti e trasparenza. Vittorio Pasteris, vulcanico giornalista, un'esperienza lungo la stampa.it, collabora col Festo del Giornalismo, insomma. Quando il regime di Mubarak ha tagliato completamente la rete, i collegamenti fra le persone, i collegamenti umani, i rapporti che c'erano sono rimasti. Credo che a livello degli addetti ai lavori, a livello degli uffici, dei consolati, delle ambasciate, non si sia scoperto nulla di nuovo. Tanto per chiarirci, quello che sta succedendo in Spagna, che abbiamo detto parere una cosa di grande interesse, dal punto di vista tutto quel che vi pare voi, sociale, politico, giornalistico, l'equità sociale, c'è anche la pace, c'è anche la non discriminazione, e su molti di questi temi, diciamo, sono stati affrontati dall'Osservatorio Sud di Bari con tantissimi progetti molto interessanti. Una nostra idea, all'inizio sembrava una follia, quella del recupero delle risorse provenienti dallo smaltimento dei rifiuti. La formazione, secondo me, del personale delle guide è fondamentale per questo tipo di turismo lento. Sono in più. Prima funzionavano perché non c'era luce, probabilmente. Del mondo delle reti virtuali e degli ecosistemi nel territorio, quindi l'ecosistema digitale e l'ecosistema i vari ecosistemi territoriali. Dobbiamo incrociare la logica dei distretti con una logica di processo ecosostenibile. Non si tratta di fare dei distretti fisici, si tratta di fare dei distretti virtuali. Quindi credo che questo c'entri moltissimo con il lavoro che è stato appena presentato.